Ciao a tutti amici nerazzurri, ragazzi. È appena finita Inter-Sassuolo 3-3. Allora, partiamo dal turnover di Antonio Conte. Un turnover forse un pochino troppo esagerato. C'è da dire che si gioca ogni tre giorni, quindi da dire che comunque erano tre mesi che non giocavano. Il turnover va fatto. Hanno giocato ogni tre giorni, comunque forse un pochino tanto. Già da partire da Ranocchia in difesa, che il primo gol è uscito molto a caso. Centrocampo Gaglia, Borca, Eriksen dietro le due punte, che non c'era Lautaro, c'era Sanchez. I due esterni che non erano quelli titolari. Soprattutto secondo me Barella doveva giocare dall'inizio. E comunque poi Barella centrocampo dava il suo. Tra l'altro la prossima non ci sarà neanche Skriniar, che è stato espulso al 93esimo con la doppia munizione. Il punto principale della partita è la traversa di Gaglia, senza girarci intorno. In quel momento abbiamo perso la partita, no? In quel momento abbiamo perso i tre punti, ne è arrivato uno, serve, non lo so, siamo a meno 8 dalla vetta, adesso ci sarà Atalanta-Lazio a breve, e però dovevamo vincere più partite possibile. Non è andata così. Oggi ho usato via una partita che potevi vincere. Sì, anche okay. Young molto ingenuo sul rigore. Già aveva rischiato che gli aveva fatto con la mano, che anche lì poteva darlo. Poteva anche darlo quel rigore. Poi vai a fare un fallo identico al primo rigore, al rigore che ci ha dato, che dato identico, noi. Identico e... Quindi potevamo giocarla meglio. Forse già a partire, ripeto, dalle scelte iniziali di Antonio Conte. E poi alla fine non sembravano anche giuste, perché alla fine se Gagliardini avesse fatto quel 3-1 l'avremmo chiusa, chiusa, ci sarebbe stata più partita. Lì andavi sul 3-1, erano un po' più tranquilli in campo e giocavi più tranquillo, anche per i cambi potevi farli meglio e gestirti meglio. E invece è molto amara, perché sul 3-2 poi non mancava tanto, invece sono riusciti comunque ad andare a riprenderla. Ti hanno pareggiato su rigore, poi hai fatto 3-2 con Barca Valero. E poi 3-3 fine... Magnani con il rimpallo in porta, comunque pure loro hanno fatto 3 tiri, 3 gol e via. Questo è quanto, questo non ho tante parole, cioè adesso stanno facendo rivedere, ma è sempre più pazzesco come non... Come abbia sbagliato Gagliardini. Come faccio, non lo so, ma... neanche la PlayStation quando premi troppo il tasto, cioè è una cosa assurda. Cioè, boh, non lo so, fatto sa che è andata così. Non cioè, puoi sbagliare un gol così. Boh, ma pure professionista. Cioè, non puoi sbagliare. Poi c'è da solo. Allora, dietro non aveva nessuno. Davanti il portiere non aveva nessuno. Era per terra. E dietro non è stato neanche contrastato. La palla non arrivava neanche a 200 all'ora. Vabbè, raga. Cioè, già se ci siamo scandalizzati per quello che ha sbagliato Lukaku settimana scorsa, Sampdoria, cioè, 3 giorni fa. Questo è imbarazzante. Questo cioè, è imbarazzante. Anche alla fine, ridicolo. Lukaku aveva c'è solo una scusante che può dire. Ero fuori dall'area, aveva 3-4 giocatori davanti. Lui aveva zero giocatori davanti. Io senza parole. Questo era il nostro amaro commento di post partita di Inter Sassuolo. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Passate da tutti i nostri social in descrizione, anche quella del nostro grafico. Noi ci vediamo domani col video reaction. Bello. Forza Inter.